God. Allora Mike, com'è andata oggi? Male, avevo trovato qualche cosetta ma sono capitati gli angeli custodi. Oh, che peccato. Se badassero un po' ai fatti loro e ci lasciassero in pace, si potrebbe fare la nostra villeggiatura senza avere sempre il cuore in gola. Io non mi preoccupo, la fortuna è sempre dietro l'angolo. Già, è là che ci aspetta, ma chissà qual è l'angolo. Beh, io vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Ecco lo scarico, e ce n'è proprio uno là accanto al fuoco. Mi sembra un affare scabroso. Restate qui voi, gli parlo io. Ma questo non è gioco! Vi ho portato io qui! Siamo arrivati prima noi. Fa sempre così quella! Buonasera. Buonasera. Ci sta a fare $5. Ah? Ah, che diamine ha detto? Se vuol guadagnare $5. $5? $5. Ah, io non sono curioso, ma... che cosa dovrei fare? Oh, nient'altro che venire al Waldorf Ritz Hotel con me. La faccio vedere a qualcuno e poi la rimando indietro. E mi sa dire perché vuol farmi vedere a qualcuno al Waldorf Ritz? Oh, perché facciamo un gioco. Non so se lo conosce, la caccia ai rifiuti. Il primo che trova un vero straccione vince. Ha capito? Sì, e come? E ci vuole il fracco o vengo come mi trovo? Oh, meno spirito. Vuole $5 o no? Non le so dire quanto le sia grato per la sua offerta generosissima. Giorgio! Però ne devo prima parlare al mio consiglio di amministrazione. Non mi tocchi, sa? Ma qualunque sia la sua decisione, lei merita di essere punita. Giorgio, muoviti! È avvezzo a picchiare le donne? Forse, ma so picchiare soprattutto gli uomini per sua regola e norma. Stai con le mani in mano? Chiamo la polizia. Chi è lei? Io sono Annie, sorella di quella che lei ha buttata nella cenere. Che direbbe se buttassi nella cenere anche lei? Ah, no, non mi piacerebbe. Allora è meglio che sgomberi. Va bene. Un momento. Sieda. Eccomi qui. Cosa c'è, Gott? Vuoi aiuto? No, grazie. Posso fare da solo. Va anche lei a caccia di rifiuti? Sì, ma mi ritiro. Sono tutti straccioni. Se vuol chiamarli così. Ho dovuto ridere per forza. Lo desideravo fin da quando sono nata. Cosa desiderava? Di buttare mia sorella in un mucchio di spazzature. Quello che con lei è il fido Giorgio. Non è il suo nome, ma lo chiamano così perché sta sempre fra i piedi. Suo padre è in borsa. Interessante. Credeva già di avere vinto, invece ha fatto una tombola. Scusi, può seguire un discorso quasi serio per un momento? Proverò. Meno male. Vuol spiegarmi cos'è la caccia ai rifiuti? Oh, esattamente come la caccia a un tesoro. Solo invece di cercare qualche cosa che serve, si cerca una cosa di cui nessuno sa che cosa fare. Già, come uno straccione. Eh già, e quello che vince ha un premio, però non è un vero premio, perché il denaro va tutto in beneficenza, cioè quello che ci resta, ma non ce ne resta mai. Già, magnifica spiegazione. Ma ho deciso di non fare più giochi come questi, perché non è bello mettere di mezzo la povera gente per divertirsi, se ci si pensa. Certo. Il difficile è pensarci. Non per cambiare il discorso, ma perché vivi in un posto così brutto con tanti bei posti che ci sono? Lo vuol proprio sapere? Sì, sono curiosa. Il dottore mi ordina l'aria aperta e l'umidità per la mia asma. Mio zio ha l'asma. No, guarda, che combinazione. Beh, sarà meglio che me ne vada, no? È una buona idea. Voglio vedere chi ha vinto. Avrà vinto mia sorella. Avrà trovato un altro straccione. Vuol dire che portandomi con sé vincerebbe lei, è così? Sì, se arrivassimo per primi, ma dopo quello che ha fatto a Dorina non oso chiederlo. E se invece lo facessi volentieri,
È molto gentile a pensarci, ma io non lo chiedo. Battiamo Dorina. Ma non le rincresce proprio? Vede, se lei è curiosa, sono curioso anch'io. Ho voglia di sapere cos'è questa famosa caccia. Ma se gliel'ho detto? Sì, ma vorrei vedere. Ah, allora, andiamo. Grazie. Permetta, Black. Piacere, Bullock. Questa sala pare l'anticamera di un manicomio. Ogni sala piena di gente è una buona anticamera per un buon manicomio. È vero. Buonasera. 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 Guardi cosa ho trovato nel bosco. Una capra, ho trovato una capra. Guardi quanto è carina, deliziosa, vero? L'ho trovata proprio nel bosco. Vede? È deliziosa. Abbiamo la capra. Guardi un po' quella vecchia pazza che arriva con la capra. La vedo tutti i giorni da 20 anni, è mia moglie. Alessandro! Alessandro! Scusi, non vorrei. Alessandro! Sono io qui, che Alessandro. Non vorrei. Vengo, Alessandro. Vengo, Angelica! Guarda, guarda che tesoro, che sicurezza che ho trovato! Non è deliziosa, l'ho trovata proprio io nel bosco, guarda! Delizioso l'odore! No, lui non li sente gli animali, vieni tesoro, amore mio, vieni! Vieni a presto me, stai amore. Parlando di me o a quella bestia? Andiamo, piccola! Buonasera! Vieni, guardate che cosa trovato! Buonasera! Abbiamo la capra noi! Io chi è lei, signora, benissimo? Un vecchio busto della signora. Una alla volta, signora, prendi. Ecco, vede, questo è un caprone. È un caprone, sì. Guardi, ecco qui. Che cosa c'è, signora? Prendi la capra della signora. Subito, signora. Guardi, l'ho trovato, eccolo qui, guardi, guarda, è deliziosa, è vero. È carina, è vero? Un'altra capra, ma quante capre ha? Prendi quest'altra capra della signora, che altro c'è? E che cosa dovrei trovare ancora? Ah, prendi nota, un merlo in gabbia e 2 boccali di pesci rossi. Sì. Un merlo in gabbia, un momento. Ho detto un merlo in gabbia e 2 boccali di pesci rossi. Oh, di pesci rossi? Sì, i pesci rossi. Io vado a casa, Sì, caro, vai a casa. Ti avverto che vado a casa. Io devo trovare dei pesci rossi e un merlo in gabbia, capisci? Dunque, un merlo rosso e dei pesci... Dobbiamo trovare il merlo. Io non so niente di pesci in gabbia. Ma tu cerchi un uomo arcistupo. Lo vai nella mia camera e nel mio... Capisci, bisogna che li trovi assolutamente. Sono tutti cacciatori? No, lavoriamo a gruppi, cacciatori e depositari. Come si fa nella malavita? Ah, io non sono pratica. Dove mi porta? La porta al comitato, se non le dispiace. Ah, non ne vedo l'ora. Un momento. Cosa hai trovato? Questo è Godfrey, è arrivata Dorina. Io non l'ho vista, ma dove l'hai pescata? In mezzo ai rifiuti. Venga con me, Godfrey. Annie, che arrivi Dorina. Venga, Annie, ascolta. Signor Basti. Venga, Annie. Signor Basti! Senta, ascolti me! Signor Basti! Come sono prima io? Signor Basti! Questo è Godfrey, un vero straccione! Ci sono prima io, te! Godfrey, si chiama Godfrey! L'ha trovato lei? Signore e signori, prego, calma, silenzio! Abbiamo trovato un vero straccione! Le rincresce venire su sulla piattaforma? Vuol salire sulla piattaforma, Godfrey? Posso farle qualche domanda? Spari. Qual è il suo indirizzo? Scarico dei rifiuti 21, piano nobile. Oh, non è un posto ben frequentato. Dipende. È il suo indirizzo permanente? Di permanente non si può parlare. Dipende dal livello dell'acqua. Permette una domanda personale? Non prometto di rispondere. È sua questa barba? Se nessuno la reclama? Glielo domando perché l'altro gruppo ha già tentato un imbroglio poco fa presentando uno con la barba finta. Potrei. Con piacere. Un'altra domanda. È cercato dalla polizia? Nessuno mi cerca. Questa è buona. Bravo, Godfrey. Nessuno lo cerca, proprio nessuno. Nessuno? Che tristezza. No, tutt'altro. In generale è un gran vantaggio. Il primo premio è assegnato. Miss Annie Bullock segna 6 punti per lo straccione e ne segna 4 per essere arrivata prima. Miss Annie... Miss Annie Bullock vince la coppa. Grazie. Vogliono sentire un discorso, su Godfrey, sì. Su.
sono venuto qui stasera con due scopi. Primo, aiutare questa signorina. Poi vedere quello che sapeva fare una compagnia di cretini sfaccendati. Mi dichiaro soddisfatto. Vi assicuro che sarà un piacere per me ritornare tra gente seria e dignitosa. Come ci ha chiamati? Cretini. Ma perché? E chi lo sa? Che gran uomo, è proprio quello che avrei detto io se avessi avuto il coraggio. Oh, Godfrey! Oh, Godfrey, come mi dispiace. Oh, non ci vale. Non l'avrei mai condotta qui se avessi pensato di farlo umiliare. La ringrazio tanto. È la prima volta che batto Dorina e il merito è suo. Dunque io sarei il battitore di Dorina, eh? L'hai aiutato me, io vorrei aiutare lei. Perché? Perché lei ha aiutato me. Non capisci? No, non capisco. Potrei lavorare se ci fosse qualcosa da fare. Sa servire? Cosa? Da questa mattina noi siamo senza cameriere. Annie! Ti cercano nel salone. Non vuoi la tua coppa? Se la tengano, non la voglio. Non puoi star qui a parlare con quest'uomo. Cosa diranno? Io me ne infischio. È il nostro cameriere. Chi è il nostro cameriere? Quest'uomo, Godfrey. È ridicolo. Non sappiamo niente di lui. Non ha raccomandazioni. Oh, l'ultima raccomandata ci ha svaligiati. È stata una coincidenza. Sa che i gatti randagi sono sempre i migliori, signora? Io non cerco un gatto, cerco un cameriere. Non badi a quello che dice mia figlia. Non riflette. Non è vero! Non gridare in quel modo! Sì, che grido! Oh, signora Merivale, Annie ha vinto la coppa. C'è bisogno di gridare? Grida sempre così quando vince. Adesso lei torni a casa, vada che è tardi. Grazie di essere venuto, vada, buon uomo. No, che non se ne va. Dio mio, c'è Dorina con un altro. Arrivi tardi, Dorina. Ho vinto io. Ah, davvero? Quando li piglio i baiocchi? Che cosa? Cerca di persuaderla. Vuol prenderlo per cameriere. E perché no? Può essere un buon cameriere. Certo, sarò un buon cameriere. Beh, me li date quei baiocchi? Di che cosa sta parlando? Di che cosa sta parlando? Dei miei baiocchi. Sì, gli ho promesso $5. Dagli $5 i baiocchi e mandalo via. Che se lo vede quell'altra lo prende per autista. Purtroppo devo accorgermi che c'è un ramo di pazzia dalla parte di vostro padre. Andiamo, Dorina. Spero che sarà bravo a lucidare le scarpe. Credo che sia meglio rinunciare. Neppur per sogno, sarà un cameriere perfetto. Brenda si dovrà comprare degli abiti. Oh, grazie. Oh. Il mio sarto si è scordato di cucire le tasche. Lei è un uomo di molto spirito. Grazie. Allora, buonanotte. Ah, dimenticavo. Che cosa? L'indirizzo. Ah, quinta 1011, non ci avevo pensato. No, eh? Ringrazio ancora. E allora, ribuonanotte. Buonanotte, Godfrey. Buongiorno. Buongiorno. Sono il... Il cameriere nuovo. Come lo sa? Ce n'è sempre uno a quest'ora. La sera poi se ne va. Come mai? Se ne vanno tutti in giornata. La famiglia è esigente? No, sono matti. Posso essere franco? Si chiama così? Mi chiamo Godfrey. Allora sia franco. Lei si agita troppo. Oh, non badi a me, io sono una veterana. E saremo amici? Io voglio bene a tutti. Sieda. Dica, conosce un pesce di 6 lettere che comincia per O? O? Oh? Non saprei. Non sa niente. Dove ha preso il suo vestito? Perché? Perché starà meglio senza il cartellino del prezzo. Oh, grazie. Vorrebbe indicarmi il quartiere della servitù? Non si preoccupi, appende il cappello vicino alla porta così farà più presto a squagliarsi. Cos'è? È la svaporata, suona quasi sempre a quest'ora. La svaporata? Sì, la madre nobile, la signora. Non si fa niente perché taccia? La signora o il campanello? Tutte e due. Si può aspettare, se ha fretta come probabile risuonerà fra qualche minuto molto più energicamente. E allora lei prende il suo bel bicchiere d'aranciata e glielo porta. Ah, l'avevo detto.
Avanti, si prepari alla prima prova. Come m'accoglierà? Sai, ieri sera ha bevuto molto champagne e a quest'ora vede gli spiriti. Spiriti? Spiriti folletti. Ah, sì? Ah, so io quello che si deve fare. Non ha della salsa piccante? Sì, ecco. A che serve quella roba? Fa passare gli effetti di qualunque spirito. Ma le vuole scorticare il gargarozzo? Voglio vedere se gli spiriti resistono. Dove abita? Passi di qui, fa più presto. Primo piano a sinistra. Ma qual è la... La sua gabbia è là, prima porta. Ah, come andrà poi? Buona traversata. Giorno è Molly? Non sono Molly. Chi non è Molly? Io, signora. Smetta di saltare, voglio vedere chi è. Io non salto. Meno male. Chi è lei? Godfrey. Ma io la conosco. M'ha visto ieri sera all'Hotel Ritz. Ah, e quel diplomatico che era al bar. Oppure... No, sono lo straccione. A certuni piace andare stracciati, vero? Sicuro. Ma perché cantano sempre, sempre la stessa canzone? Come dice? La sente. Sì, sì, la sento. Sempre la stessa, sempre, sempre la stessa. Posso? Come può? Chi è lei? Cos'è? Un antispiriti. Oh, li vede anche lei? Siamo amici. Ma devi non pestarli, non mi piacciono. Ma non si debbono maltrattare. Oh, starò attento, io non li maltratto mai. Cosa dovrei fare di questo? Berlo, così gli spiriti vanno via. Vanno via subito. Bisogna andare piano, bisogna mandarli via piano. Va meglio? Sì, lei è una perla. Andate, andate, show, show, show. Oh, ma lei non mi ha detto chi è? Sono Godfrey, l'ex straccione, il cameriere. Quel brutto uomo con la barba. Lui stesso. Ma è cambiato, non si riconosce. Grazie. Lei è un vero calmante, ma non mi abbandona, eh? È meglio che non beva più di questo, se no scompare anche lei. Ho messo la sua roba in fondo alla scala. Può uscire dalla porta grande. No, no, ho vinto il primo round. Vuol dire che resta qui? Non c'è niente in contrario per ora. Bene, allora faccia la seconda prova con la iena. Oh, chi è la iena? Si chiama Dorina. È una vera pasta di miele. Lo so, l'ho vista ieri sera. Già, non ne hai idea, non l'ha vista di mattina. Seconda porta. E chi è lei? Cosa fa qui? Chi gli ha detto di invadere la mia stanza? Fuori! E non metta più piedi qui, se ci tiene la sua carcassa! Ho perso il secondo round. Molly, cos'è questo piatto? La colazione! L'occasione torna a battere alla porta, vuol riprovare? Questa com'è la mattina? Non è violenta, ma è più insidiosa. Va bene. Lascio qui la sua roba, così la ritrova. Buongiorno. La colazione. Ah, è il cameriere nuovo. Non si ricorda ieri sera? Ma dove è andato Godfrey? Sono Godfrey. È tanto diverso. Dov'è la sua bella barba? Si lasci guardare.
È un uomo delizioso. Grazie, comanda altro? Sì, sieda qui e parliamo. Mi piace parlare la mattina. Ho tutte le idee della notte affollate in testa. Non le pare meglio che io stia in piedi? No, perché lei non sta comodo. Io mi sento a disagio, allora non so più parlare. Come crede? Ma non è corretto per un cameriere. Ma lei non è un cameriere, è il mio protetto. Protetto? Sì, come Carol. Chi è Carol? Il protetto di mamma. Oh. You know, it's awfully nice Carlo having a sponsor because then he doesn't have to work and he gets more time for his practicing. But then he never does and that makes a difference. Yes, I imagine. Do you play anything, Godfrey? Oh, I don't mean games and things like that. I mean the piano and things like that. Well, I... Oh, it doesn't really make any difference. I just thought I'd ask. It's funny how some things make you think of other things. It's very peculiar. It makes me feel so matured and grown up. What does? Having a protégé. You're the first one I ever had. You've never had any others? No, you're the first one, and it's terribly thrilling. Not only does it occupy my mind, but I think it's character building, too. Mm-hmm. E cosa dovrei fare come protetto? Niente, lei serve e io la proteggo. Non capisce? Sì, presa poco. Non è un gran lavoro, ma vedrà che ci divertiremo moltissimo. Ah, lo credo anch'io che ci divertiremo. Vede, per esempio, se Dorina sarà cattiva con lei, lei non se ne deve incaricare. Sono io che devo pensare a romperle la faccia? Spero che non occorra. Oh, dicevo per darle un'idea. Sì, però vede, anche un protetto ha le sue responsabilità. Per esempio, se qualcuno suona per chiamarmi e io non rispondo, non deve andarci di mezzo la mia protettrice, capisce? No, non capisco. Che cosa vuol dire questo? Se anche ci vado di mezzo non me ne importa niente affatto. Potrebbe importare a me, però. No, perché lo sa quello che è lei. Non sono sicuro. La mia responsabilità. Lei è troppo buona. A più tardi. Buongiorno, bella giornata, eh? Ah, bellissima. Un momento. Io non faccio duelli. Ero campione dei pesi medi all'università. Credo più leale avvertirla prima di cominciare. Ma io sono il cameriere nuovo. Ho servito la colazione. E porta con sé il guardaroba per servire? Ma... La signorina può spiegarle? Sì, sì, è proprio il cameriere nuovo. Non so capire come la sua roba sia qui. Nemmeno io, ma se è il cameriere, perché non dirlo prima? Mi scusi tanto, posso? C'è un uomo che cerca di lei. Deve essere un usciere. Un altro usciere? Sì, signore. Signor Bullock, sono qua con un regalino per lei. Ah, ci sono abituato. Chi è che me lo procura questa volta? Miss Dorina, pare che fosse molto allegra stanotte. Tornando a casa ha rotto i vetri di un negozio. La gioventù. Arrivederci. Questa famiglia sarà la mia morte. Signor Bullock, c'è un vetturino di piazza che l'aspetta giù in cucina. Che cosa vuole? Vuole $50 e un cavallo. Che cavallo? Quello che Miss Annie ha portato su questa notte. Dovrei averlo in tasca io, il cavallo? No, è in biblioteca, ce l'ha messo lei. Beh, comincia a farsene un'idea. Venga qui, lei. Le piace il posto, almeno per ora? Lo trovo interessante. Ah, sì, siamo una famiglia interessante. Pensa che ci starà bene? Certo, ci starò meglio che in una baracca allo scarico dei rifiuti. Oh, l'ho incontrato lì, è vero. Sì, signorina. Ah, già, già, mi ricordo adesso. Noi facevamo un certo gioco, la caccia ai rifiuti si chiamava. Io cercavo uno straccione, volevo portarlo al Val del Rizzotel con me. Poi non mi posso ricordare quello che è successo. L'ho buttata nella cenere. Sicuro, è così? Oh, com'è stato buffo. Non sporca la cenere. Le domando scusa?
Oh, non è il caso. L'ho trovato buffo. Ha un fazzoletto. Ho una scarpa macchiata. Vuol cercare di ripulirla. Potrei licenziarla, ma prima voglio divertirmi. E quando ne avrò abbastanza, tornerà alla sua baracca laggiù allo scarico, ma non prima. Perché non porta bene buttare Dorina Bullock nella cenere. Le renderò la vita impossibile. Dillo, Godfrey. Buonasera, signorina. Mi piace quest'abito. Me l'ha offerto lei? Le sta molto bene per quello che costa. Sì, ma è troppo bello per me. E come le piace il mio pigiama? Oh, molto elegante, permetti. Ho sentito quello che gli hai detto. E allora? Allora lascialo stare. Perché poi dovrei lasciarlo stare? Perché altrimenti ti rompo il muso. Oh, l'atleta mondiale. Guarda che lo faccio. Da quando ti innamori dei camerieri? Non ne sono innamorata, è il mio protetto. Oh, il tuo protetto. Per questo gli procuri gli abiti. Ma se papà lo viene a sapere, quanto resterà qui il tuo Godfrey? Papà non ne saprà niente. Mi sembri un po' troppo sicura. Se papà sa di Godfrey, saprà anche di te e del tuo studentello, mi capisci? Non so che cosa tu alluda. Ma se papà saprà di questo, i musi li so rompere anch'io. E così Cenerentola, non essendo abbastanza bella per attirare un principe, si innamorò di uno staffiere e vissero sempre felici e contenti in mezzo ai rifiuti, se mi capisci. Io capisco te, ma tu capisci me. Posso entrare? È già entrato? Leggo un bel libro, I greci e gli schiavi. Va bene per Annie, si interessa tanto agli schiavi. Chi ci dice il mio leone, il bel leone della sua mammina, il leone bello, il leone buono. Da Ragaia. Oh, Carol. Chi dà il concerto stasera? Il grande Kaminsky. Pianista, eh? No, flautista. Che differenza c'è? Tutta musica, no? Oh, che piacere vedere le mie bimbe d'amore d'accordo. Di che cosa parlavate? Bene, bene, bene. Vedere i Bullock tutti radunati in una stanza. Tu dimentichi Carol? Non lo dimenticherò, Carol. Non abbia riguardi, io sono della famiglia. Non andar via. Non le dispiace allora se parlo di cose familiari, no? No, affatto. Oh, Alessandro, non vorrei riparlare di quelle sordide questioni di interessi, spero. Ho riveduto i conti del mese scorso. Voi mi avete proprio scambiato per Rockefeller, mi pare. Oh, papà, non ricominciare. L'ufficio assorbe già il 60% dei miei guadagni. Ma come faccio se la famiglia ne spende il 50%? Ma perché tu devi dare all'ufficio più che alla tua famiglia? Lo domando anch'io. Perché dare di più all'ufficio che al tuo proprio sangue? Così si ragiona in questa casa. Oh, loro, loro, loro. L'orribile mostro che uccide le povere anime. Smetti, Alessandro, ti prego, fai soffrire Carol. Allora bisognerà che parliamo chiaro. O via lui o via io. Ma tu sei matto. Uno di noi due deve andarsene. Non ho altro da dire. Alessandro, tu hai bevuto e non puoi ragionare con calma. Come si fa a ragionare con calma in un manicomio come questo? Io non so che una cosa. Qui ci vuole un po' di disciplina. Ho avuto fin troppa pazienza, ma quando si portano i cavalli su per le scale e si alloggiano in biblioteca, mi pare che sia un'esagerazione. Cavalli? Io ho portato un cavallo su per le scale e l'ho messo in biblioteca? Perché non era un cavallo quello che ho visto in biblioteca? Io non posso aver portato un cavallo in biblioteca perché non avevo il costume. Il cavallo l'ha portato su Annie. Che cavallo? Non fare l'ingenua, sai quel che t'ho detto. Io non sono stata, ma quand'anche fosse. Di un po' tu, chi ha rotto tutti i vetri di quel negozio? Che vetri? Lo sai benissimo, così siamo pari. Ia, ia, ia. Chiunque abbia rotto il cavallo e portato sui vetri c'è poco da fare. Ia, ia, ia. In questa casa si deve cambiare vita. Oh. La vuoi smettere? Fai soffrire Carol. Al diavolo, Carol. Oh. Li ha fatti lei, Godfrey? Ho aiutato. Aiuterò anch'io un'altra volta, se lei mi permette. Con piacere. Dovete rendervi conto che ho perduto molti denari. Davvero? Sì, davvero. Li avrai lasciati nelle altre tasche. Se le cose continuano così, presto non avrò altro che le tasche. Qual è avvelenato? Grazie. A proposito, Annie, che ne dici delle persone che vanno a prendere la gente allo scarico delle immondizie e se la portano in casa? Potrebbero pugnalarci tutti una di queste notti. Chi è che pugnala? Non sappiamo niente di certi individui. La signorina Annie si mette a portarci in casa i rifiuti. Che rifiuti? Smettila. Io? No, Dorina. No, che non la smetto. Ci tengo alla mia pelle. Ti do un minuto. Su, su, ragazze.
Venga, Carol, prenda un panino. Come se non ci fossero agenzie di collocamento. Ecco, questa volta ha ragione Dorina. Ma di che diamine state parlando? Hai tormentato Carol e adesso tormenti a Nick. Non ti ricordi che hai avuto l'esaurimento? Io me ne ricordo, perciò non vado a queste smorfie. Se la mamma protegge Carol, perché non posso io proteggere Godfrey? Io non faccio allusioni, ma nessuno di noi ci tiene a svegliarsi pugnalato. Non metterti tra Annie e Godfrey, è la prima volta che si interessa a qualcuno dopo che l'è morto il cagnolino. Tu, cara, non farti venire la crisi. Carol, presto, prenda Leone e mi dia un cuscino. Su, cara, alza la testa, così starai meglio. Alza la testa, buona, buona, cara, calmati, calmati, su, su. Non è una crisi, sono trucchi. Su, cara! Che commedie sono queste? Tu sta zitto, non hai mai capito le donne, piuttosto chiama un dottore. No, non voglio il dottore! Vuoi la borsa ma di ghiaccio? Ma che borsa di ghiaccio? Voglio la morte! Non è il momento. Oh, che nausea, andiamo via. Carol, faccia il gorilla un momento per far divertire Annie. Non ne ho voglia. Metta in bocca questo e ne abbia voglia, su. Va bene, lo farò, ma l'animo è assente. Annie, sì, buona, tirati su e guarda Carol. Sai che ti ha sempre divertito? Avanti, su, su, Carol. Su, presto, Annie, guarda Carol, lo fa bene. Non è bravo, Annie? Avanti, siedi, papà, non è bello? Guardalo, guardalo, Annie. Non ti diverti, Annie? Guarda, guardalo, Carol. Guardalo. Guarda, guarda, Carol. È divertentissimo. Guarda, guarda, è come buffo. Adesso si arrampica sulla morte. Mi fa paura. No, no, Carol, non devi spaventarti. Non è un vero gorilla. Ma per scherzo. Guarda, Carol, guarda, guarda, cara. No, non è bravo. È divertentissimo, Annie. Cara, non piangere, no. Cara. Perché non smette di fare il gorilla e non prova a fare l'uomo? Alessandro, tu non sai incoraggiare gli artisti. Via qui, lo porto in camera mia. Tanto questa gente non ha bisogno di stimolanti. Presto andrò a caccia del gorilla e io non sbaglio la mira. Dorina è andata via. Sì, cara, è andata via. Dov'è Godfrey? È qui, non vada via, Godfrey. Faremo tardi per il concerto. Prenda la mia roba, vengo subito. Lascia qui Godfrey. Godfrey, venga qui che Annie la veda. Ecco Godfrey, cara. Dov'è? È qui, guarda, Godfrey. Faccia il low che Annie senta. Hello? Hello, Godfrey. Promette di star qui, vero, Godfrey? Se è un ordine. Certo che è un ordine, vero, Annie? Sì, va via, tu. Sì, cara, vado. Abbia cura di lei. Sì, vengo, eccomi. Io vado, cara, ciao. Come ha detto? Scusi, ma non ho capito. Dicevo che non ho avuto una crisi. Ehi, cuoco, puoi mangiare tutto tu? Abbiamo perduto molti avventori. Che cos'ha, bello? Sei spaventato? Che razza di famiglia è questa? Se lo sapessi, glielo direi. Vanno sempre a questo galoppo? Oh no, questa è una serata calma. Ah, calma. Si levi quel rossetto dalla bocca che mi sembra Cupido. Godfrey è andato in camera sua. Ma come sa che cerco Godfrey? Non so, un'idea come un'altra. Mm. Ah, e lei non può entrare qui. Perché? È una camera come tutte le altre e io sono in casa mia. Oh, le devo parlare. Mi dispiace molto, ma qui non è possibile. E le pare bello mettermi fuori dopo che m'ha baciato? Io l'ho baciata, io. È buffo, stamane era lei sul mio letto e ora sono io sul suo. Sì, riparleremo della coincidenza. Vuole sedere qui? Se il letto non è abbastanza comodo, lo cambieremo.
Ma parleremo qui. Il mio protetto deve dormire comodo. Il letto è comodissimo, grazie. Ma io sto a disagio in questo momento. E quando sta a disagio lei deve dirmelo. Oh, grazie. Non le hanno mai parlato delle convenienze sociali? Oh, che bella espressione. Ma dica, cosa vuol dire? Cercherò di spiegarmi. Sua madre le ha mai insegnato che certe cose si possono fare e certe altre no? No, mai. Mia madre chiacchiera sempre, ma non dice mai niente. Bene, lei vuol che io resti a servizio, vero? E come? Io ci tengo a giustificare la sua fiducia essendo un buon cameriere. E spero di poter riempire il vuoto lasciato dalla morte del suo povero cagnolino. Oh, non ci penso più al cagnolino, era pieno di zecche. Lei è diverso e molto più carino. Vuol sentire una storia? Magari. C'era una volta una bimba sentimentale, con un cuore generoso. Aiutò un uomo che le fu assai grato. Poi fece dei malestri e disfece tutto il bene che aveva fatto. E lei la conosce? Si chiama Annie Bullock. E se fosse buona, sceglierebbe un bravo giovane della sua condizione. Lo sposerebbe e sarebbe felice. E non andrebbe mai più nella stanza di un cameriere. Allora io non dovrei mai più tornare qui? No, mai. Ma dove parliamo? Quando le porti il tè la mattina io dirò buongiorno Miss Annie. Lei dirà buongiorno Godfrey. Ma non entrerà mai più in questa camera. Oh, si pentirà! Io le voglio fare del bene. Lei è un uomo meschino. So io quello che farò. Aspetti, vedrà. Ti dovrò pentire. Pentire. Oci Ciornia. È una bella canzone, caro. E come si intitola? Oci Ciornia. Ah, questo è il titolo e anche le parole? Mi piace perché ha due parole sole, così si impara presto. Tanto delle canzoni si sanno sempre due parole sole. Nessuno ne sa mai di più. Meno Godfrey, perché Godfrey sa tutto. Sa le parole, Godfrey? Le parole? Sì, delle canzoni. Nessuno sa le parole delle canzoni, nemmeno lei. I suppose I know as many as the average person. I feel ashamed of myself. I should know them all, of course, because after all my ancestors came over on a boat. Oh, not the Mayflower, but the boat after that. What did your ancestors come over on, Godfrey? As far as I know, they've always been here. They weren't Indians, I hope. One can never be sure of one's ancestors. You know, you have rather high cheekbones. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Questi fiori sono per Miss Annie. Dove li metto? Sul piano? È meglio che lo domandi a lei. Va bene. Shh, Carol, attenzione che è nervosa. Questi fiori dove li metto? Sul piano? Che importa dove si mettono i fiori quando il cuore è infranto. Giusto. Devo metterli sul piano? La vita è un piano che non suona. Non sembri molto allegra per dare un ricevimento. Perché devo essere allegra? Oh, Annie riceve. Chi è invitato? Tu no, certo. Mi invita da me. Ci invitiamo, Giorgio? Perché no? Io dico che qualcuno si pentirà un giorno o l'altro. Certo, tutti si pentiranno un giorno o l'altro. Di che? Qualcuno lo saprà, ma sarà troppo tardi. Questa conversazione mi confonde. Andiamo, Annie. Tu confondi Carol che ha da studiare. Sa una bella marcia funebre, Carol? Taci. Reciti per qualcuno in particolare. È un peccato che Goffrey non si volti nemmeno a guardare. Oh, questa posa me la ricordo bene. È la posa numero 8 della scuola di scena. Già, è proprio il numero 8. Ti guasto la tua recita, cara. Guasterò io qualcosa a te e non sarà una recita. Crede che Miss Annie preferisca che serva io? O devo preparare un buffet? Come vuoi che serva i rinfreschi, Annie? Cos'è il cibo? Roba che si mangia. Vuoi far preparare un buffet, sì o no? Che importanza può avere? C'è della gente che guasta la vita degli altri solo perché non le dà nessuna importanza. Sei cuori? Ho sbagliato, volevo dire tre quadri. Non posso cambiare. Questa musica mi confonde. Carol, prego. Ehi, Lani, come va? Un Ralph, possedere un milione di dollari non autorizza a mettere sempre le mani addosso agli altri.
Brr, dov'è il bar? Non darle retta, Charlie, sta attraversando una crisi domestica. No, grazie, non ho fame. No, grazie. Due fuori. No. Un momento, Godfrey, quadri. Ehi, salve! Oh, Tommy Gray! Che succede, Godfrey? Sta male? Vieni qui, Tommy, e dammi un bel bacio. Cosa ti fa a Boston? Hai i tuoi legumi? Li sgusciamo e li mettiamo in scatola a getto continuo. Ehi, Annie, come stai? Cosa importa come sto? È tutta una bolla di sapone. Cosa? Non puoi capire. Ah, beh, scusami, allora. Si può mangiare qualche cosa? Godfrey, Godfrey, porti qualche sandwich. Tocca a lei. Ma sta vicino, il signor Gray non è un acrobata. Che diamine le succede? Sente l'influenza della casa? Ehi, un momento. Cosa c'è? Godfrey Barr, vecchio orso. Conosce Godfrey? Siamo stati a Oxford insieme. Mi confonderà con un altro, signore. Io sono Smith, capisce? Sarai anche Smith. Mary è all'università con me. Il mio cameriere è all'università. Ma non è il cameriere. E che cameriere? Non è una commediola a mio beneficio? Il signor Gray non ha detto che quando eravamo insieme a Oxford ero al suo servizio. Era bravo, Tommy. E come? Cosa vuol dire? Ti spiegherò. Il signore non si lagnava mai. Io non mi potevo lagnare del suo servizio. Domani è il mio giorno di libertà. E perché non l'ha indicato per informazioni? Ma ho lasciato il signore in circostanze un poco insolite. Che circostanze? È meglio che lo dica il signor Gray. Bene, bene, raccontaci tutta la storia. Sai, Tommy, Godfrey è un uomo misterioso. Non si riesce a sapere niente di lui. Non scappi, Godfrey. Sicuro, non scappare, Godfrey. Vedete, non volevo parlare di questo. Già sicuro, Godfrey era il nostro cameriere e insomma, le cose erano sempre andate bene quando tutto cambiò. Di colpo. Così. Davvero vuoi che racconti, Godfrey? Ecco qui. Come ho detto, era stato da noi parecchio tempo quando si presenta da me e dice... Signor Gray, dice, il mio lavoro l'ha sempre contentata, dice. È vero? Ma sì, dico io. Non ho mai visto un uomo che lavori bene come te. E lui... Grazie, signor Gray. Era un uomo molto educato, Godfrey. Godfrey è sempre assai gentile, specialmente la mattina. Ma è una storia senza interesse, è meglio lasciare andare. No, Tommy, devi finirla, non puoi lasciarla a mezzo. È davvero rimasto? Ci raccontavi com'era educato Godfrey. Già, e allora io ho detto, è gentilissimo anche adesso. Grazie, signore, è un piacere sentirlo dire in pubblico. Sono fatta così io, non sto a mormorare dietro le spalle, dico tutto in pubblico. E per questo sei diversa da tutte le altre. Troppo gentile, Tommy. E la tua storia? Ecco dunque, Godfrey viene da me e dice il mio lavoro l'ha soddisfatto, no? E questo era il senso del discorso, vero, Godfrey? Se non erano queste le parole, il senso però doveva essere questo. Oh, avanti, abbiamo capito. Tu hai detto che eri soddisfatto. Lui ha detto grazie e poi? E poi ho dovuto prendere un partito. Non c'è senso, volevano darti moglie? No, a prendere un partito di fronte al servo fedele. Ma Godfrey ha preferito andare con la moglie e i sei figli. Sei figli? Sei. Babba. Era indiana questa moglie? Credo sì che fosse indiana. Certo aveva la pelle molto scura. Godfrey, perché non mi ha detto che ha sei figli? E perché non potrebbe avere sei figli? Qualunque donna normale può avere sei figli, perché non Godfrey? È così? Devo al buon signor Gray la creazione della mia famiglia. Già, sicuro, se uno può avere sei figli, anche un altro li può avere. Certo che può, ma bastano due. Perfino Bullock mi dà ragione, vero? Ascoltatemi, devo dare un annuncio, annunciare una cosa. Venite, venite. Che cos'hai da annunciare? Vi annuncio il mio fidanzamento, sto per sposare. E con chi? Chi è il fidanzato? Lo saprete presto. Non è Charlie Van Rampel? Sì, è Charlie Van Rampel, dov'è? Oh, no. Non l'ho fatto per denaro. L'ho abbracciata tante volte, così, per scherzo, ma non avevo mai sentito quell'aria da iceberg. Rallegramenti, vecchio. Rallegramenti perché? Per il tuo fidanzamento. Fidanzamento? Sei fidanzato con Andy, vero? Chi, io? Ma bravo, andiamo, questo andiamo. Non me l'aspettavo. Siamo fidanzati. L'hai detto. E da quando? Da adesso. Che cos'è tutto questo chiasso? Che ha detto? Che si è fidanzata con Van Rampel. Anche con questo? Deve essere quello vestito di scuro. Vado subito a rallegrarmi. Lei è un uomo fortunatissimo. Certo, non sono Van Rampel.
Ah no, qual è Farrampel? Eccolo lì. Mi scuserà, vero? Ma io non lei capisco. Lei è Farrampel? Sì, sì. Avrà cura di mia figlia? Certamente. Sono un po' annebbiato. Quando ti ho fatto la domanda? Un milione di volte. E a quale hai detto di sì? A tutte. Credi che questo fidanzamento farà effetto a Godfrey? Che diavolo c'entra Godfrey? Oh, niente. Vada ai fatti tuoi. Bravo, Godfrey, porti qua. Brindiamo agli sposi. Non si congratula con Annie, Godfrey? Saprà che sarà fidanzata. La prendo con gran piacere. Godfrey, si congratuli con Annie. Posso congratularmi, signorina? Le auguro tutto il bene del mondo. Lasciatela stare, le passerà subito. L'avrà con me? Non l'ha con nessuno. Le donne piangono sempre al proprio fidanzamento o alle nozze delle altre. Perché? Non so perché, ma è così. Annie è molto strana. Se vince, strilla. Se felice, piange. Oh, Alessandro, hai perduto il meglio. Che succede? Un momento, sapevo quel che era. Volevo dirtelo, ma adesso mi sfugge. Ma che è Annie? Ah, sì, è questo. Annie si è fidanzata. Con chi? Non lo so, non ricordo. Credo che sia quello che abbraccia quella ragazza. Enrico ha milioni. Ne avrà bisogno. Godfrey, spero che mi spiegherai, eh? Vieni al nuovo bar domani. Bene. Preferisce un soda o un triple sec? Tutte e due. A mezzogiorno, eh? Bene, signore. Se ti riesce di ricordarti chi sia questo fidanzato, vorrei vederlo anch'io. Non lo so, Alessandro. È uno di quelli là. Andiamo a cercarlo. Andiamo pure. Non ha appetito questa mattina? Lei vede tutto. Sono gli affari? Perché pensa questo? Sa, noi altri camerieri abbiamo una specie di fiuto per le cose. È inutile parlarne. Speravo di essere utile. Ho bazzicato in borsa i miei tempi. Per combinare dei guai basto io solo. Bene, signore. Uova? No, grazie. Godfrey, lei mi sembra un bravo figliolo. Ha notato niente di strano nei miei modi? Niente di speciale. Perché non so se tutta la mia famiglia sia matta o se sia matto io. Ah, capisco il suo dubbio. L'ho avuto anch'io molte volte da che sono qui. Allora perché ci resta? Io devo. Ma lei... È meglio star qui che vivere in una baracca laggiù allo scarico. E poi sono fiero del mio lavoro. È fiero di servire. Fiero d'essere un buon cameriere? E oso dire ci vuole un buon cameriere per star qui. Dica, chi è lei? Ma sono Godfrey, signore. Ancora? Godfrey, sono qua. Ah, finalmente arrivi. Ti credevo annegato nel lavandino. Scusi il ritardo. C'è più da fare quando è giorno d'uscita. Cameriere, ti occupi di tutto e anche del gatto. Questo no, perché non l'hanno il gatto. Ancora uno. Godfrey, tu cosa prendi? Ma prenderò una limonata. Limonata? Ti metti a regime? Ah, ma certo. O bevo davvero o non mi ci metto. Sono un lavoratore e devo risparmiare il cervello. Io comincio a pensare che tu non l'abbia più. Beh, dunque sentiamo. Voglio sapere come mai sei qui mentre i tuoi parenti ti credono in Europa per... Waiting to hear the dirt. What dirt would you like to hear? Well, when I wander into a Fifth Avenue asylum and see one of the park parks of Boston serving hors d'oeuvres, I think I'm entitled to a pardonable curiosity. Why, I tell you something that you won't understand. Tommy, you've fallen off so many polo ponies that your brains are scrambled. But I still want to know why you're battling when your family's telling everybody that you're in South America doing something about rubber or sheep or something. Family has to say something to save its face. You know, the park's disgraced very easily. I'd like to see their faces when they find out that you're a butler. They're not going to find it out. All right, they're not going to find it out. But come to the point. Affari. C'è poco da dire. Ricordi quell'incidente di Boston? Hai ancora quella donna in mente? No, non più. Ma al momento è stato un disastro. Le ho dato tutto quello che avevo e sono scappato. Noi Park non sappiamo affrontare le difficoltà. Siamo come tante marionette. Ah, e allora? Tu non puoi credere come si va giù presto se si comincia a compiangere se stessi. E puoi pensare se mi compiangevo. Così sono sceso al fiume una sera, deciso a farla finita. Ma ho trovato gente che viveva là tra i rifiuti, uomini che lottavano senza lagnarsi. E sono rimasto sulla riva. Vuoi farmi un favore?
Ti devo uccidere. Il colpo lo do io. Tu vai in un negozio e telefona qui. Chiama Tommy Gray e quando sarà il telefono trattienilo. Ma che scopo hai? Non fare troppe domande. Va bene. Così dalle ceneri di Godfrey Park è sorto un nuovo edificio in forma di Godfrey Smith. E ti assicuro che l'edificio ha buone fondamenta. Vuoi restare cameriere? No, ho altre idee in mente. Ma tu non le capiresti e perciò non ne parliamo. Vuoi farmi un favore? Parla. C'è qui uno specialista per le malattie mentali. Vorrei che ti visitasse. Se ti fai visitare anche tu, allora ci sto. Siamo intesi. E lei il signor Gray? Sì. La chiamano al telefono. Ma chi può essere? Scusa, vado e torno. Dunque, il mistero è svelato. Il mistero? So quel che fa un cameriere nelle ore libere. Quando serviva il signor Gray, gli teneva sempre compagnia? Sa, sono stato con lui per molto tempo e capirà. E allora lei si chiamava già Smith, vero? Mi è parso di sentirla chiamare Far. Il signor Gray ricordava che andavamo insieme nel parco molto spesso allora. Ah, sì? Ma se era tanto socievole qui Gray, perché tanto restio qui bulo? Rimango al mio posto. Ma sa che lei è molto simpatico. Come cameriere? No, come Smith. È un pessimo cameriere. Mi dispiace. Vuole che siamo amici? Nelle mie ore di libertà credo di aver diritto di sceglierli io gli amici. Ma non può andare così per sempre. Io le piaccio e non lo vuole ammettere. Vuole che le dica quello che penso di lei? Dica. Come Smith o come cameriere? Scelga le armi. Non si vendicherà poi? È libero oggi. Va bene. Lei appartiene a una delle peggiori categorie del mondo, quella delle ragazze adulate, viziate, cresciute negli agi e nel lusso, che fanno sempre a loro modo e che hanno un contegno tanto puerile che non merita neppure i commenti di un cameriere in libertà. Mi lusinga troppo, veramente. Oh, Dorina, cosa fai qui? Disputevo con Goff il menù per domani. Non scapperai? Ho una fretta terribile. Ci rivedremo poi, vicino al mucchio di cenere. Cosa ha voluto dire? Un piccolo scherzo fra noi due. Oh, il servo faccetta. Cosa fai con quella roba? Non l'ingurgiti? No, prendo un aperitivo. Adesso ne ho voglia. Finalmente ragioni. Cameriere. Un altro come questo. He's not back yet, is he? Not yet. Would you mind putting these flowers in his room? I can't go in there anymore. I can't either. You won't tell him they're from me, will you? If you don't want me to. Oh, I don't want him to know. It's his, isn't it? Do you always sew his buttons on? Sometimes. Oh, I'd like to sew his buttons on sometime when they come off. I wouldn't mind at all. He doesn't lose very many. Oh, he's very tidy, isn't he? Yes, he's very tidy. What does he do on his day off? He never tells me. Oh, he's probably sitting somewhere with some woman on his lap. He's the meanest man I know. I think he's very mean. I suppose he's sitting somewhere with somebody on his lap who doesn't care for him at all. As far as I know, maybe his children are there too, calling him. Calling him. Oh, I can't bear it. Please don't. You too. Oh, Molly, I know exactly how you feel. Edie, how about a quarter? Really? For tomorrow may bring sorrow, so to... Coraggio disse, e come un fiero tuon fu la sua voce là tra il monte e il pian. Levossi allora dalla tromba il suon ed echeggiò nel bosco più lontano. Caro! Carlo! All around the coast the languid air did swoon. What's the matter, darling? Nothing. She's been out in the kitchen eating onions. I love onions, they make me sleepy. Yes, Irene loves onions. When she was a little girl, she was always stealing onions from the icebox. You know, sometimes I wonder if my children are all there. And like a downward smoke, the slender stream along the cleft to fall and pause and fall to the sea.
Buonasera. Non le ho detto di portare il mio vestito grigio dal tintore? Il vestito? Perché non obbedisce. È un piacere. Ogni volta che si prende in mano un giornale non si trovano che omicidi. Qui ce n'è uno che ha negato sua moglie nel bagno. Si vede che era uno che amava la pulizia. Se qualcuno negasse il mio leone nel bagno, la sua mamma avrebbe molto dispiacere, o molto. Ha altri ordini da darmi? Non le ho domandato niente, perciò non ho altri ordini da darle. Oh, mi perdoni, ma credevo fosse Miss Dorina. Come che io fossi Dorina? La signora mi scuserà, ma direi che ringiovanisce ogni giorno, se vi fosse lecito. Oh, certo che è lecito, anzi la ringrazio, Godfrey. Hai mandato su Godfrey a fare qualcosa? Io no. Sono certa di no, perché? Domandavo. Sono stata al nuovo bar oggi. È diventato infrequentabile. Ci si incontra certa gente. E tu non frequentarlo più? Annie, che cos'hai? Non mangi niente. A chi interessa se io muoio di fame? Ma che diavolo hai, Annie? Anche se muoio non importa a nessuno. È innamorata, non lo capite? Effetti del fidanzamento. Tutte le mie amiche d'infanzia erano come lei, si nutrivano d'amore. Non sarà un po' di indigestione? Lei non c'entra. Ecco i miei incerti. Non si è rotto niente. È diventato strano anche Godfrey. Io non so che cosa abbia, ma mi ha fatto un bel complimento. Fa sempre complimenti agli altri. Cara, perché non mangi un poco? Guarda Carol, ha preso due volte di tutto. Lascia stare, mangia Carol per tutte e due. Oh, Alessandro. Dovrebbe essere già in forze per dare il concerto. Non si costringe il genio. Intanto fa un bel concerto con le ganasce. Perché tormenti sempre Carol? È una vera cattiveria. Un momento, mamma. Papà, succede una cosa terribile. Cos'è? Cos'è stato? Mi spaventi, sei così pallida. Andiamo nel salotto, che nessuno ci senta. Dorina, che cosa ti è successo? Che sia un po' d'influenza? Vieni, siediti qui, ti porto una compressa d'aspirina. Sto benissimo. Cosa c'è? Si può sapere? Sai quella collana di perle che mi hai regalato l'altro anno? Ma certo! Ebbene? È sparita. L'avranno rubata. Lei si ingozzi di pollo e badi ai fatti suoi. Cercavo di essere utile. Non ci serve niente. Quando te ne sei accorta? L'ho messa sulla toletta prima di pranzo. Sono salita adesso e non c'è più. E costava tanti quattrini. Lo so ben io. Beh, cosa possiamo fare? Vado a chiamare la polizia. Lascia stare, l'ho chiamata io. Oh! Ecco, vorrei sapere quando se n'è accorta. Durante il pranzo sono salita e non c'erano più. Le avrà perdute, le lascia sempre in giro? Lei non è interrogata. Se deve strapazzare mia figlia, si levi il cappello almeno. Quando si tratta con dei criminali, bisogna avere le mani libere. Sarei io la criminale? Certo, la cosa è successa qui dentro. Chi è questo? Il protetto di mamma. Parli chiaro. È suo figlio? Quello? Sento, ho commesso molti errori in vita mia, ma questo poi no, sarebbe troppo grosso. Non tormentare Carol. E non avrebbe tempo di rubare, mangia sempre. Chi è lei? Indovini? Dov'è Godfrey? Non si sente troppo bene. Cos'ha da guardare? Un momento, figlia mia. Se fossi figlia sua, ripudierei la famiglia. Ha la passione dei gioielli, eh? Già, e anche quella dei poliziotti. Dove sono? Ce n'è due, ne avanza. Io dico le perle. Forse le ho ingoiate.
Non può accusare Molly, è con noi da tanti anni. È già una bella raccomandazione. Grazie, Molly. Prego, mi scusino tanto, io vado da Godfrey. Chi è questo Godfrey? Una perla di cameriere. Oh, non può essere stato Godfrey, benché sappiamo molto poco di lui. Non le toccherebbe con un dito le tue perle. Un momento, perché dice che sanno poco di lui? Perché non l'abbiamo avuto da un'agenzia. L'ha preso mia sorella dai bassi fondi. Ah, bene. Vorresti accusare Godfrey? Io non accuso nessuno, voglio le mie perle. Ma Godfrey non porterebbe mai una collana di perle. E dov'è questo tale? E sarà nella sua camera. Dov'è? Da questa parte. Oh. Oh. Ecco la camera. Godfrey, nasconda le perle! Godfrey, nasconda le perle! Godfrey, che cosa facciamo? Un momento, signorina. Attento, Godfrey, sono qui. Avanti. Dove sono? Dove? Ho detto io, dove? Dov'è il mio dolce amore? Vi sarete accorti che è ubriaco? No, che non è ubriaco. Non lo posso disapprovare. Sono i tristi effetti di questa casa. Si può fare una visitina, Godfrey? Manca qualcosa? Manca una collana di perle. Ne ha notizia lei? Cerchiamola. È un bel guaio. Un bel guaio per lei. Io non sarei tanto sicura se fossi in te. È una cosa seria. Non vorrei dire che la collana ha messo le gambe. L'avrei messa al collo del cane come l'anno scorso. Forse l'ho messa sotto il letto. Noi dobbiamo cercare dappertutto. È una cosa stupida. Una collana potrà far gola a una donna, ma Godfrey che se ne fa? Sotto il materasso. Quello è un posto sicuro. Beh, non c'è. Ci deve essere. Un momento, lei. Perché così certa che sia sotto il materasso? Ma ho letto che è il nascondiglio dei ladri. Ah, sì? Abbiamo sbagliato strada. Ragazzi, vorrei parlarvi un momento qui fuori, se non vi dispiace. Ci perdoni, Godfrey. Lo dicevo io. Ci dispiace infinitamente, Godfrey. Vieni, Dorina. Scusatemi tanto, con la mia famiglia non si sa mai, è una casa di pazzi. Capisco in che condizioni si trova. Vorrei mettere a tacere tutta la storia, molto rumore per nulla. Evidentemente mia figlia si era sbagliata. Ma c'è qualche cosa di losco in questa faccenda? Non è che uno sbaglio, se non vi dispiace vorrei mandare un piccolo check per il vostro fondo pensioni. Grazie signor Bullock, grazie infinite. Buonanotte. Buonanotte. È una cosa sepolta. Buonanotte, ragazzi. Avresti qualche cosa da aggiungere tu? Ma come? Non ne fanno niente. No, e probabilmente è meglio per te. E poi c'è un'altra cosa che ti voglio dire. Se non trovi le perle, il danno è tuo. Non sono assicurate. Lei non ha più le perle, io le ho. Lei non ha più le perle, io le ho. Lei non ha più le perle, yeah, yeah, yeah. Eccoci qua, Tommy. Questo è il villaggio dei rifiuti. Come ti piace? Non so perché, ma preferisco St. Moritz. Potendo scegliere. Forse anche questi lo preferirebbero. Vieni avanti. Continuo a preferire St. Moritz. Che cos'è questo profumo? Ah, è l'aria del luogo. Finiresti con l'abituarti, sai. C'è della gente che vive davvero qui. Certo, se si chiama vivere. Tommy, guarda la tua sinistra. Qui nacque il celebre cameriere Godfrey Smith. E le ceneri del primo Godfrey disperse al vento. Hello, God, come va? Come va, Mike? Dove sei stato? Signor Gray, signor Flaherty. Piacere, scusi se sono bagnato, ma stavo lavando i miei merletti. Ma le pare? Ehi, hey, Bob, guarda chi c'è. Hello, Bob. Guarda, guarda chi vedo. Grazie dei fagioli, Godfrey, sono arrivati in tempo. Teneri come te, squisiti, avremmo mangiato anche le scatole. Ringraziate il signor Gray, ha un banco al mercato. Di un po', i suoi avventori sono tutti come noi? No, ne ho di peggio. Hello, Dee. Hello, God. Il signor Gray, il signor Bellinger. Hai l'aria di uno che lavori. Che cos'è, un'epidemia? Ehi, Mike, vieni via. Bene, dobbiamo andare, è giorno di sgombero. Aiutiamo i ragazzi a spostare le baracche. La spazzatura cresce tutti i giorni.
Presto fortuna si finirà dentro l'acqua. Già, le pance vuote stanno a galla. Arrivederci, Gott. Ciao. Quell'ometto che porta la legna è Dick Bellinger della Nazionale. La banca è fallita e lui ha dato tutto il suo per pagare i depositanti. Davvero? Davvero. Ci sono due sorte di uomini. Quelli che lottano per non cadere nel fiume e gli altri. Beh, in fondo, le cose sono sempre andate così. E nessuno di noi è responsabile. Ognuno si diverte come può. Non ho mai veduto un matto come te. Qui intorno ci sono tante belle case signorili. Là c'è un ottimo club. E qua giù hanno fame perché non hanno lavoro. Ti sembro matto se ci penso? Ma che cosa puoi farci tu? Tommy, voglio provare a farti capire il mio progetto. Vorrei costruire... You wouldn't know much about that, but when I was living here, I did a lot of it. One thing I discovered was that the only difference between a derelict and a man is a job. Sit down over here and rest your weary bones. Let me tell you why I wanted to talk to you about it. Well, I'll listen, but I still think that you belong in a psychopathic ward. Now, you may be right, but let me tell you my plan. And listen with both ears. I have an idea. Vi siete divertite laggiù in Europa? Sempre più che in sua compagnia. Rispondi più gentilmente a Carol. E perché? Oh, io non ci bado, uno schiaffo di donna e un bacio. Lo senti? Ha sempre una risposta carina in ogni occasione. Cara, vuoi il caffè? No, grazie. Non ha neppure mangiato. Lei sì, però. Oh, ma io non parlo. Ah, no, mangia. Ma che cos'hai? Ti mandiamo all'estero per dimenticare un fidanzamento e torni ancora più nervosa. Avrà qualche cosa allo stomaco. Vado a prenderti una pillola. Altro che pillola. Se ti è andata a monte un fidanzamento, per tutti gli altri non te la sei presa tanto. Ma non è per il fidanzamento. È così perché Godfrey non è svenuto quando siamo arrivate. Perché doveva svenire? Non gli ha fatto una accoglienza abbastanza rumorosa. Ma Godfrey non fa mai rumore. Oh, Godfrey, diceva alle mie figliole che lei sentiva molto la loro mancanza. Oh, certo, certo, moltissimo. Anche noi la sua, Godfrey, vero Annie? Sì. Grazie, anch'io la loro. Ecco, è bello che ciascuno senta la mancanza di tutti gli altri. Così il ritorno è una felicità generale. Brava, mi piace vederti allegra. Lei ha un modo tutto suo, Godfrey, davvero. Sapete, è inutile negarlo, vero? Godfrey è un uomo speciale. Dorina, mia cara, sii buona, falle un po' di animo, io vado. Ma sì. Non ti basta sapere che Godfrey pensa a noi? A me più che a te, l'ho visto dai suoi occhi. Allora perché non ti sei gettata sul suo nobile cuore? Oh, non si fa così con Godfrey. Stai diventando vecchia, se vuoi sposarti sbrigati. È molto innamorato di me, ma non si vuole arrendere. Con me si arrenderebbe subito. Non ti guarda nemmeno in faccia. Come lo sai? Lo so, lo so. E non ti ci provare, sai? Io non ti rispondo, né di sì né di no. Ti dico solo che con Godfrey ho un conto sospeso. È meglio che lo lasci sospeso se ci tieni a conservare il tuo bel musetto. Davvero ha sentito la mia mancanza? Oh, certo, l'ho sentita. Ma la mia è quella di Dorina o solo la mia? Oh, l'una e l'altra, credo. Non la mia? Sì, forse la sua l'ho sentita un poco di più. Perché? Perché se avesse sentito di più la sua, la mia l'avrebbe sentita meno. Ah, questa si chiama logica. Sto a ragionare anch'io. Sta bene col grembiule. Non l'ho messo per questo. Non si può essere eleganti quando si lavano i piatti. Cosa da ridere adesso? Io non la penso così. No? Io penso sempre che lei sia un principe travestito, ma non posso dirlo perché si inquieta. No, non mi inquieto. Mi lascia asciugare i piatti. Ci tiene molto? Molto. Oh, allora faccia. E mi racconti del suo viaggio. Non si arrabbierà. E perché mai? Dovunque andassi ogni uomo era Godfrey. Vero? Sarò troppo modesto, ma mi pare che la cosa dovesse essere monotona. Quando andavo in un ristorante, chiudevo gli occhi. E il cameriere diventava Godfrey. Pensavo, sono a casa e Godfrey mi serve. E tutto mi pareva buono. Perché? Non capisce niente? No, non capisco. Quando prendevo un'auto, il conducente era Godfrey, cioè era un principe che mi portava sulle nuvole nel suo castello. Adesso scenda dalle nuvole e mi racconti il suo viaggio.
Siamo arrivati a Venezia, la città era inondata. Si girava su una barca guidata da un toreador. No, il toreador è in Spagna, ma un nome come toreador. Sarebbe forse un gondoliere? Sì, proprio un gondoliere che si metteva a cantare. Io chiudevo gli occhi, non capivo niente e mi sentivo felice. Ah, sì? Non vorrà dirmi che anche quello era Godfrey? Invece sì, proprio come adesso. Vale la pena di fare un viaggio all'estero per restare in cucina, eh? Oh, Godfrey, com'è spiritoso. Trova sempre qualche cosa di divertente da dire. Io invece non so dire che sciocchezze. Permette che parli io mentre lei riprende fiato? Parli. Dunque. Cosa c'è? Ecco, ho deciso di lasciare il servizio. Godfrey. No, la prego, eh? No, non piango. Meno male. In fondo, io sono il suo protetto e lei vuole che migliori, no? Sì. Non vuole che rimanga eternamente cameriere, vero? Voglio che sia quello che vuole essere. Molto carina. Quando va via? Oh, presto. Ma verrò a trovarla spesso. Ho impiantato una grande impresa e avrò molto bisogno di buoni consigli. Ritorna da lei? Chi lei? Da quell'indiana. L'indiana? Oh! Non era che un'invenzione. Oh, non era sua moglie? No, era una creazione di Tommy Gray, semplicemente. Non ha moglie, allora? No. Oh, dunque non ha nemmeno sei figli? Naturalmente. Ah, allora è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Mi comanda? Non faccia il cerimonioso, siamo soli. È una ragione di più per un cameriere. Lei non è un cameriere. Sarebbe forse un rimprovero? Smetta di darsi tante arie per il momento. Da un pezzo volevo parlarle di una storiella interessante, detta Il mistero della collana Ostia che ne fu delle perle. Perle? Collana? Ah, quella che è scomparsa una famosa sera. Quella. Non si è più trovata? Credo di sì, ma non l'ho avuta io. So il principio della storia, ma in seguito supponevo che lo sapeste lei. Io non ne ho idea. E so un'altra storia che può interessarla. Ho conosciuto sul piroscopo un'ottima famiglia proveniente da Boston. Abbiamo molto parlato di certi signori Park. Gente molto distinta, persone di prim'ordine. Non c'è stato mai ombra di scandalo in quella famiglia. I'd love it. Well, while you've been away, I've been doing some things also. I've been trying to do things that I thought would make you proud of me. Oh, I was proud of you before I went away. Yes, but I mean prouder still. You see, you helped me to find myself, and I'm very grateful. You'd make a wonderful husband. I'm afraid not. You see, I know how you feel about things. How? Well, you're grateful to me because I helped you to beat Cornelia. And I'm grateful to you because you helped me to beat life. But that doesn't mean that we have to fall in love. Well, if you don't want to, but I'd make a wonderful wife. Well, not for me, I'm afraid. See, I like you very much. I had a very bitter experience. But I won't bore you with that. Well, maybe she wasn't in love with you. Well, maybe not. However, that's beside the point. You and I are friends. And I feel a certain responsibility to you. Perciò sarebbe un peccato che diventassero lo zimbello di Boston, no? Non vorrei vedere nessuno diventare zimbello di una città. Andiamo a fare una passeggiata in taxi. Potremo confidarci i nostri segreti. È un comando? Come credi? L'aspetterò qui all'angolo. Quale angolo? Questo o quello? Questo. Non è possibile farsi delle confidenze intime qui. C'è un traffico che sembra di essere alla stazione. Siamo intesi, caro. A fra poco. Oh, Godfrey, non vado con Dorina. Io non ho detto di voler andare con Miss Dorina. Ma ci va perché quello riesce sempre a far fare a tutti quello che vuole lei. Che importa a lei che io ci vado? Mi importa. È per questo che Dorina vuol portarla via. Credo che potrò decidere per mio conto. Oh, Godfrey, non voglio essere noiosa, ma... Oh. Avanti, non... No, non faccia così. Ma su, la finisca. Oh, ma questa è una gabbia di matti.
Senta un po', cambiamo scena, mi sente? Se inventa la crisi di nervi perché io non vada con Dorina, sbaglia strada, capisce? Capisce? Ma dove saranno i sali? Si sente meglio? No? Un momento, allora. Godfrey sa benissimo la cura che ci vuole, ma sicuro? Sia pur tranquilla, che Godfrey penserà a tutto. Godfrey sa in che modo si devono curare queste brutte crisi. Ecco qua. Andiamo. Ecco qua. Godfrey è meglio di un medico. Certamente. Basta lasciarlo fare. Sì, Godfrey conosce una bella cura. Adesso si siede qui, da buona bambina, e in un minuto si sentirà tutta rinfrescata. Ha visto? Le servirà di lezione. Godfrey! Godfrey! Non vada via! Godfrey! Ora so che mi ama. Ma che l'amo? Mi rovina tutti gli abiti. Mi ama perché si è arrabbiato. Si può sapere quello che succede? Oh, mamma! Mi ha messo sotto la doccia fredda. Ma di che cosa stai parlando? Mi ama! Godfrey, voglio una spiegazione. Signora, penso che mi dovrò licenziare. Lo dico anch'io, è una buonissima idea. Che cosa credi che ne penserà tuo padre? Ma lui mi ama, non importa di quello che pensa, lui mi ama. Non ho mai sentito dire niente di simile in vita mia. Vai a cambiarti gli abiti e scendi immediatamente. Hai capito? Oh, che gioia. Oggi giornia. La finisca! Non ci manca altro che la sua musica. Alessandro, sai cosa ha fatto Godfrey? Cosa? Ha messo Annie sotto la doccia. Avrà avuto le sue ragioni. E poi è innamorato di lei, una faccenda senza capo né coda. Quello che dici tu è senza capo né coda. L'unica cosa da fare è rimandarlo laggiù dove l'abbiamo preso. Innamorarsi di un cameriere. Se c'è qualcuno da compiangere in questa faccenda è proprio Godfrey. Alessandro! Smettila di alessandrarmi e dammi retta una buona volta. Devo parlarti di cose molto più importanti. Spero che non saranno le tue sordide questioni di danaro. Allora. Sì, invece. Ma prima bisogna che dica due paroline a Carol. Cosa gli vuoi dire, Alessandro? Un piccolo segreto tra lui e me. Vuol venire un momento con me? Mio caro ospite? Cosa hai detto a Carol? Gli ho detto addio. Se n'è andato? Sì, è passato per la finestra. E dove è andato? Ah, non lo so, ma non tornerà. Adesso sedete e ascoltate. Non t'ho mai visto agire così. Siedi. Che cosa ti prende, Alessandro? Mettiti a sedere anche tu e stammi a sentire. Parli in presenza di Godfrey? Sì, perché quello che ho da dirvi riguarda anche lui. Dovete sapere tutti che noi siamo rovinati, completamente. Vuol dire che non c'è più denaro. Abbiamo la casa, qualche rimasuglio e niente altro. E non basta. Ho perduto tutte le azioni della mia società. E per di più ho preso denaro in prestito per tentare di rifarmi. Ma non so come andrò a finire. Forse in prigione. Oh, Alessandro! Ma se finisco in prigione, avrò almeno un po' di pace dopo 20 anni. E voi non datevi tante arie con Godfrey, perché finirete anche voi allo scarico dei rifiuti. Che cosa si può fare? Posso parlare, signore? Credo che le cose non siano tanto disperate. Cosa ne sa lei? Ecco, sapevo da un pezzo che la casa Bullock era su una brutta china. Le avevo offerto un aiuto, ma lei ha rifiutato. Allora mi sono permesso di speculare un poco per conto mio. Ecco. Cos'è questo? Sono le sue azioni. Le hanno gettate sul mercato e io ho giocato al ribasso. Io non capisco cos'è il ribasso. Sarebbe una specie di bridge. Finiscila. Vuol dire che lei si arricchiva mentre io andavo in rovina, eh? L'ho fatto nel suo interesse. Le azioni sono a suo nome. Io non capisco. L'ha fatto per me. Ecco. Ognuno nella vita può trovarsi a una svolta e avere bisogno d'aiuto. È accaduto anche a me. E loro mi hanno aiutato. Spero d'essermi sdebitato. Una parte del denaro è stata impegnata in un mio progetto. Non le dispiacerà.
Vuol dire che ha fatto tutto questo con $200 al mese? No, questo no, signore. Ma con l'aiuto di Tommy Gray ho potuto trasformare una certa collana in denaro, poi in azioni, poi nuovamente in perle. Grazie, signorina, per il suo prestito. Oh, Godfrey, allora le ha rubate davvero? Ecco, forse. Può risponderle la signorina. Ha vinto. Che cos'è questo imbroglio? Le ho messe io sotto il materasso. Grazie, signorina, volevo che lo dicesse. Ma perché? Non capiresti, mamma. Godfrey, sono sue di diritto. No, grazie. Ho pagato il mio debito e sono grato a tutti loro. If anyone's indebted, we are, after the way some of us have treated you. Well, I've been repaid in many ways. I learned patience from Mr. Bullock. I found Mrs. Bullock at all times, shall we say, amusing. Oh, that's very complimentary of you, Godfrey. And don't forget that you said I looked as young as Cornelia. What good did you find in me, if any? A great deal. You taught me the fallacy of false pride. You taught me humility. I don't understand you. Now, Miss Cornelia, there have been other spoiled children in the world. I happen to be one of them myself. You're a high-spirited girl. I can only hope that you use those high spirits in a more constructive way. Addio, signori. Buongiorno. Mi dispiace che vada via. È il solo uomo che capisca le donne. Ecco. Riprendo il cappello dietro l'uscio, si ricorda? Mi dispiace che se ne vada. Grazie, lei è molto buona. La casa sarà vuota. La vita è così, unisce e separa. Vuol salutare Miss Annie per me? Io non mi sento di affrontare delle complicazioni. Arrivederci. Addio. Oh. Cosa c'è? Che cosa è successo a Dorina? Ma cosa avete tutti? Mamma, che cosa c'è? Se n'è andato. Chi è andato? Godfrey. Dove? Non so, e Carl è saltato dalla finestra. Oh, Molly, se n'è andato? Povera Molly. Ah, ma lo ripesco io. Ordina subito la macchina. Hello, God. Abbiamo una buona serata? Lo credo io, c'è perfino il sindaco con i suoi amici. Bene, bene. Portate dentro tutta quella roba. Hola, God. Ehi, Bob, non c'è da lagnarsi, eh? Lo sai che abbiamo qui perfino il sindaco. Lo so. Bene, eh? Mm-hmm. Non ci capisco un H. Qua c'è il nostro organizzatore, spiegolo a lui. E là, God. Buonasera. Ho fatto i conti definitivi. Le spese sono di $50,000. Sì. Lo stabilimento è ben avviato e tutto fa prevedere un buon reddito. Abbiamo provveduto vitto e alloggio per 50 persone, 50 extraccioni. È una cosa fantastica, ci voleva il maggiordomo volante. I'll talk with you about it later, Robert. Say, I've still got an interest in this company. When do you start paying dividends? Well, we're giving food and shelter to 50 people in the winter and giving them employment in the summer. What more do you want in the way of dividends? You're the most arbitrary butler I've ever met. Ex-butler. Fired? I quit. I felt that foolish feeling coming on again. You mean Irene? What do you know about that? Well, nobody knows anything about her love except all of Upper New York and Lower Manhattan. Guess I got out just in time. Why don't you marry the girl? No, thank you. I've had enough of matrimony. Well, what's wrong with butlers? Lots of society girls run away with their chauffeurs. Never mind about that. Suppose you write me out a check, $5,000. For what? A new dock. Perhaps we'll get some of the yachting trade. Well, how about an airplane landing? Have you thought of that? We'll come to that later. Signore, che cosa ne è venuto dello scarico? Ci hanno costruito sopra questo stabilimento. E tutti quei poveri straccioni? Ah, gli straccioni? Ah, li abbiamo ricuciti tutti quanti. Non scherzi, dov'è Godfrey? Vuol dire il signor Godfrey Smith? Sì.
Ecco, il suo ufficio è qua sopra, dove è scritto ufficio. Ah, oh, me lo sarei immaginato. Grazie tante. Oh, un momento, non si porta da mangiare qui. Buonasera, signor sindaco. Buonasera, signorina. Bella serata, vero? Buonasera. Bene, eccoci qua. L'affare è avviato. Io l'affido a te e me ne torno a Boston a sgusciare i miei legumi. Buon viaggio. Oh, Godfrey, c'è una visita per te. Buonasera. Che cosa fa lei qui? Certo, cosa fai qui? Entra e tieni duro, eh? Certo. Devi andare via subito, sai? Godfrey, pensa a mandarla via. Sbrigatela subito, se ti posso essere utile, chiamami. Oh, ma com'è cambiato questo posto. È infinitamente più bello di prima. Oh, se ne è accorta. Gli straccioni non sono più straccioni? No, perché lavorano. Ho visto che c'è anche il sindaco. Che fa qui? Viene a farci onore. Ah. Oh, che bel panorama. Si vede sempre? No, quasi sempre. Oh, la cucina. Mi piace questa casa. E lì che cosa c'è? La camera da letto. Poiché vuole essere indiscreta, ha osservazioni? Mi pare molto carina, ma dovremmo cambiare la carta. Come dovremmo? La carta verde non mi piace, mi fa male al fegato. Non deve piacere a lei, torni subito a casa. Non posso tornarci. Come? Non posso dopo quello che ho detto. Cosa ha detto? Che veniva a stare qui con lei. Assenta! Lei mi Bravo, farà... Bravo, t'arrabbi. Mi piace tanto quando è arrabbiato. Perché non mi lascia stare? Perché lei è il mio protetto e io devo pensare a lei. Posso pensarci da me. Lei sa bene che non è vero. Sa che mi ama. Non può guardarmi in faccia e dire che non mi ama. È presa anche lei come me. È preso. Oh, oh, e Clarence. Mi scusi se ho tardato, ma mi hanno fatto passare dalla porta di servizio. Metta lì la legna. Oh, Godfrey. E le provviste le porti là in cucina. Di là, Clarence. Ma cosa fa? Credevo che ci fossero ancora i rifiuti, ho portato un poco di provviste. Mi stupisco non abbia portato una licenza di matrimonio. Oh, non ci ho pensato. Posso entrare? Signor sindaco. Il signor Gray mi ha detto che c'era qui una coppia che desiderava sposarsi. Siete voi? Sì, siamo noi. Può sposarci senza licenza? Senza? Ma potrei avere dei fastidi? Ma conosco i Bullock da tanto tempo che rischierò. E chi è lo sposo? Godfrey. Eccolo qui, Godfrey. Molto piacere, Godfrey. Piacere mio. Ma suo padre sa di questa cosa? Ah, lo sanno tutti quanti, meno Godfrey. Ci vorrebbe almeno un testimonio. C'è Clarence. Clarence, faccio da testimonio. Venga qui, presto. Su, Godfrey, si alzi. Venga, Godfrey. Ecco, pronti. Allora, le mani unite. No, le destre. Oh. Coraggio, Godfrey, in un momento è fatto.